Era il 1883 quando Carlo Collodi consegnò alla leggenda il burattino più famoso del mondo, Pinocchio. La fondazione che porta il nome dell'autore di Le avventure di Pinocchio, Carlo Collodi, si prepara a festeggiare il 140° anniversario in grande con una lunga serie di mostre, manifestazioni ed eventi in programma nel Parco di Collodi, a pochi passi dalla città di Pescia. Gli eventi si avvalgono della collaborazione della fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia. Una collaborazione con la fondazione di Collodi e con tutto quello che la Fondazione Collodi fa per valorizzare Pinocchio è per noi importante. Pinocchio rappresenta un elemento identitario del nostro territorio e quindi da parte nostra c'è tutto l'interesse a contribuire a valorizzarlo. Via Europea della Fiaba ci abbiamo intensamente lavorato per 5 anni prima di poterla definitivamente presentare al Consiglio d'Europa. L'unica via che rappresenta e mette insieme i 48 paesi dell'Unione Europea. Quindi inizia un percorso molto importante per noi e anche molto faticoso che durerà per tempo. E in attesa di un 2023 così ricco di eventi, a Collodi ci si prepara anche per un nuovo importante appuntamento, il Natale insieme a Pinocchio. Il primo sabato di metà novembre durerà fino al 10 di gennaio dell'anno dopo, quindi tutti i sabati, tutte le domeniche e per tutte le feste di Natale, e già sta raccogliendo tutta una serie infinita di consensi.